Buonasera a tutti. Diamo inizio alla parte, diciamo, serale dei dibattiti. Molti di voi ci sono da oggi pomeriggio, magari non hanno anche una certa stanchezza, cercheremo di farla nella maniera più farla nella maniera anche più rapida e per voi più gradevole. Curiosamente parlavo con Fulvio Fammoni, lui mi ha detto qua nel cartoncino inaugurazione serata di gala. Noi non facciamo l'inaugurazione di una serata di gala, facciamo l'inaugurazione, tra l'altro al termine di altri dibattiti, di una festa che è intitolata al lavoro. Fulvio Fammoni, non ha bisogno per voi di presentazione, fra l'altro è il presidente di due importantissime fondazioni nazionali, fra cui quella che è intitolata a Giuseppe Di Vittorio, e quindi si occupa in maniera molto da vicino delle questioni di cui voi parlate nell'ambito della festa, che sono le questioni del lavoro. Fammoni, questa mattina ne parlavamo un po' prima che finisse il dibattito precedente, sull'unità è stato pubblicato un documento di Alfredo Rantli, che per, diciamo, un materiale per il congresso del suo partito molto ampio, e il giornale ne fa una sintesi. È significativo perché un dirigente della sinistra come Alfredo Rantli sostiene che il PD debba ripartire dalla sua, in questa sua grande confusione in cui si agita dopo le elezioni di febbraio. E scrive così: io parto dal riconoscimento che il lavoro è il luogo della realizzazione di sé, non solo come soggetto sociale, ma anche come fondamento della cittadinanza. Che mi pare una delle osservazioni più sensate che io abbia sentito negli ultimi anni su questa questione del lavoro, perché se ne parla tanto, se ne parla anche dopo le decisioni che ha preso il Consiglio dei Ministri, ma ne parliamo dopo di questo. Ma secondo te il punto vero è quello che solleva Reichlin, cioè la sinistra, e quindi anche la CGIL, che io ritengo in termini di responsabilità per loro. Il termine del lavoro non deve entrare come un diritto di cittadinanza, e non più come una semplice questione sociale ed economica, semplice tra virgolette. Scusate, ma abbiamo solo il microfono e quindi ce lo passeremo. Allora, nella brevità, che è un pomeriggio intenso che ho fatto fare di straordinario oggi, di dibattito a quest'ora comporta, credo che si possa rispondere alla tua domanda così. Intanto, io che vengo dall'esperienza comunista, dal Partito Comunista, e non sono pentito di quell'esperienza come tanti che oggi circolano, ma che ricordo è stata una grande scuola sociale di vita, diciamo, quando parla Alfredo Rantli, normalmente sono d'accordo a prescindere, insomma. In realtà a Rantli solleva un tema vero, un tema fondamentale, che è il ruolo del lavoro in questa società. Ci sono stati periodi di alta, di bassa, c'è stato un periodo attorno alla questione dello statuto dei diritti dei lavoratori, gli anni seguenti, in cui il lavoro è stato davvero un fondamento di collante sociale della società italiana. Oggi non è così, e ci sono anche delle colpe culturali perché non è così. Il Partito Democratico, credo faccia bene, si definisce il partito del lavoro, e però bisognerà confrontarsi con la realtà dei fatti. Ad esempio, che alle ultime elezioni fra gli operai è stato il terzo partito votato, e così anche fra i disoccupati. C'è quindi qualcosa che non funziona fra l'autodichiarazione e la concreta percezione delle persone di quello che tu sei e di quello che tu
e di quello che tu fai. Non c'è dubbio che c'è stata un'offensiva fortissima che ha teso a dire c'è un primato dell'impresa rispetto a tutti. L'impresa naturalmente è una cosa importante, è una roba fondamentale, ma se è così, allora il lavoro non è che un puro fattore dell'attività di impresa. E se è un puro fattore, lo dicevo... Che può essere, sì, non essere. Ma comunque, meno costa, meglio è. È più facile mandarlo a casa, meglio è. È inevitabile che sia questo. E questo ha portato a un elemento di degenerazione di quello che è non solo un valore di cittadinanza, ma un valore sociale. Che è quello della nostra Costituzione, che è intrisa del valore sociale, che è intrisa del valore sociale del lavoro. Ecco, questo è il punto che nella sinistra italiana deve essere sciolto. Perché da questa crisi si deve uscire, si può uscire in molti modi, se si esce a partire dal lavoro, naturalmente si ha un lavoro. Se si esce partire da altre considerazioni si hanno sbocchi di carattere assolutamente diverso, che però non ci si stupisca se comportano mutamenti profondi anche all'interno della società italiana. Anche politici, diciamo. Anche politici, ma soprattutto sociali. Il lavoro naturalmente è il sostentamento, ma anche l'autorealizzazione della persona. In una fase in cui siamo di fronte a un elemento di paura sul futuro, e il collante lavoro viene a mancare, guardate che il tema in ballo si chiama democrazia e non a caso c'è un rigurgito di populismi che hanno queste caratteristiche. Senti Fulvio, tu dicevi condividendo quello che ha scritto Rankin sul problema della cittadinanza e del lavoro come fatto democratico, uno a questo punto aggiunge su superare ogni forma di lavoro, non so se mi sento, superare ogni forma di lavoro servile, di precarizzazione per realizzare una condizione di autonomia, senza di che, lui, questo è il passaggio fondamentale, senza di che diventa impossibile governare l'economia del mondo globalizzato. Ora, sia rispetto alle cose che lui ha detto poc'anzi, sia rispetto alle cose che io ho citato di quest'ampio documento che è quasi tutto sul lavoro, di 13 pagine di Alfredo Rankin, però la discussione, diciamo, nella sinistra politica, nella sinistra sindacale, non, mi sai dire più ovviamente meglio di me, nella sinistra politica non mi pare che siamo a questo livello, di aver raggiunto lo stadio di questo livello sul lavoro, cioè mi pare che siamo ancora a un livello di richiesta e di insomma, come dire, molto più basso. Noi veniamo da una sbornia liberista che è durata molti anni, che naturalmente ha fatto anche cultura, non ha fatto soltanto economia, non ha fatto soltanto fatti concreti. E non c'è dubbio che c'è stata una grande battuta d'arresto della sinistra italiana tutta. Non siamo riusciti ad arrestare un'idea che è l'idea quella del fai da te, quella dell'individuo solo, quella che sei più furbo se freghi quell'altro, magari il tuo collega, quello seduto di fianco a te nel posto di lavoro. E questa cosa è penetrata ovviamente nel profondo, non è facile cambiarla, ci vuole coraggio, atti concreti, ma anche una controffensiva culturale per fare questo. Per quanto tempo abbiamo pensato che non era moderno o comunque era meglio non pronunciare più parole come solidarietà o come eguaglianza nel dibattito politico che abbiamo fatto? È stato un grande errore di cui oggi paghiamo dei costi concreti. Ma tu pensa con te di controtendenza alla cosa che mi hai appena detto, perché almeno negli ultimi 10 anni, guarda, diciamola così, si è sostenuto che soltanto la flessibilità e l'auto e la minor regolazione possibile era in grado di creare lavoro anche da parte dei settori importanti della sinistra. Sì, magari in questo c'era una vena un po' togliattiana della sinistra italiana. Noi facciamo meno di altri e quindi siamo meno peccatori da questo punto di vista, ma insomma non c'è dubbio che siamo riusciti a opporre a questo ragionamento. Tutto questo oggi che cosa ha creato? Ha creato un dramma di un'intera generazione, perché oggi i giovani italiani sono o disoccupati. Poi stiamo attenti alle statistiche, perché dice c'è un 40% di disoccupazione giovanile, oltre il 50% del mezzogiorno, così. Diciamo subito
di disoccupati e si ha riferimento ai giovani da 15 a 24 anni. Come se in Italia la fascia successiva, quella che arriva a 34, fossero vecchi, per l'età media di questo paese, diciamo, stiamo parlando di giovanissimi. Anche in questa fascia di età la disoccupazione è doppia di quella ufficiale che esiste, non è il 12, ma il 24% in questa fascia di età. Chi sfugge a questo percorso incappa in un percorso di carattere precario. Ora, non so se adesso ci arriviamo, ma fortunatamente il decreto lavoro che è appena stato votato ieri almeno sfugge ad alcune di queste caratteristiche. Perché ritornare a dire che soltanto deregolamentando si sarebbe fatta ripartire l'occupazione era francamente una questione insopportabile. Anche teoricamente. Sì, ma poi come si fa praticamente adesso? Non importa essere degli economisti particolari, ma come si fa a dire contemporaneamente, fortunatamente non è così, che detasso, decontribuisco, meglio il termine è questo, il lavoro stabile e contemporaneamente tolgo le causali al lavoro a tempo indeterminato, cioè lo rendo simile al lavoro stabile, cioè non c'è più nessuna differenza. Come si fa a sostenere contemporaneamente una tesi che ha queste caratteristiche? Fortunatamente non è così e noi abbiamo fatto quello che potevamo perché non fosse così e sono contento di questo, ma non c'è dubbio che è ancora un'opera di conquista molto importante che deve essere fatta. Quando voi fate una festa che si chiama il lavoro in festa, il lavoro in festa significa che voi avete questo faro ben piantato nell'attività vostra. Ieri questi provvedimenti del Consiglio dei Ministri, entriamo subito, mi pare che voi l'abbiate valutati da quello che riesco a capire abbastanza positivamente o mi sbaglio? Ho letto delle cose della Camusso. No, non c'è dubbio, perché dire che il lavoro stabile deve costare meno del lavoro precario è sicuramente un fatto positivo. Mettere qualche soldo, intendiamoci, è una goccia rispetto alla situazione della disoccupazione giovanile italiana, ma in questa direzione è sicuramente positivo, però il nucleo della questione sta esattamente lì. Quando diciamo il lavoro prima di tutto, quando ripresentiamo un piano per il lavoro, non ci occupiamo soltanto, noi lo dobbiamo fare per dovere di istituto, della condizione delle persone, ma pensiamo a questo paese. Ora, in Italia ci sono mediamente 500.000 casse integrati, 3 milioni di disoccupati che abbiamo passato, 3 milioni di precari, 1,5 milioni di part-time involontari, cioè nel senso che non vorrebbero fare il part-time, ma con un numero di ore talmente basso da essere equiparabile ai precari a tutti gli effetti, sia per il salario sia per le prospettive previdenziali, anzi, ingenerando un meccanismo molto pericoloso. Perché se dopo 40, 42, 43, quelli che saranno con la riforma, anni di lavoro, la mia futura pensione è pressoché identica alla pensione sociale, perché non pochi maledetti subito? Cioè si incentiva a rifluire nel nero e nel sommerso, meglio qualcosa subito, poi tanto lì più o meno sarà la stessa caratteristica. Ma se questa è la condizione di 9 milioni di persone, a cui aggiungi 7 milioni di pensionati decisamente sotto ai 1000 euro al mese, cioè stiamo parlando di 16 milioni di percettori di reddito su una popolazione di 60 milioni di persone, poi si dice che i consumi sono bloccati, ma chi dovrebbe consumare adesso? Insomma, gli economisti sono singolari. Se questa è la situazione, chi dovrebbe consumare? Però questo non è un problema solo per queste persone, perché noi siamo un paese prevalentemente manifatturiero. Il 70% circa della produzione che viene fatta in Italia è per il mercato interno italiano. Se non si consuma, se la gente non arriva a fine mese, la produzione si blocca. Se la produzione si blocca c'è ulteriore disoccupazione, è una specie di cortocircuito micidiale. Per cui oggi lavoro e detassazione verso i lavori dipendenti e pensionati è una leva fondamentale di politica economica, di investimento per lo sviluppo. E quindi ieri è andata più o meno, diciamo, l'avvio, ma secondo te quali sono i passaggi ulteriori nella direzione del lavoro? Se... Guarda, uno importante dovrebbe essere oggi, però non ho... mi, pa-
mi pare che ancora non si cambierà il buco, perché oggi dovrà essere approvato il nuovo bilancio dell'Unione Europea. E mi pare che c'è il vero, che qui siamo a caratteristiche particolari della Gran Bretagna, che è un paese che non aderisce all'euro, che paga molto meno degli altri paesi il bilancio comunitario, che però ha il diritto di veto e quindi può bloccare ogni forma di decisione. Ma è evidente che lì ci sta un altro punto fondamentale. Ora, le industrie chiudono a migliaia al mese, per la crisi naturalmente, ma per un drammatico problema di accesso al credito, cioè le banche non gli danno credito. La Banca Centrale Europea ha dato alle banche italiane una quantità enorme di risorse a un tasso bassissimo. Poi Draghi si è lamentato, il governatore, che non c'è trasferimento verso le imprese. Ma c'è un tempo, bisogna vincolare un po' di queste risorse che tu dai alle prospettive di sviluppo, perché altrimenti solo con l'austerità si muore. Il problema dell'Europa oggi, e siccome fra 11 mesi si vota, lo dico ora per allora, è che non può continuare un'Europa che sull'austerità decide e ti sanziona, sullo sviluppo ogni paese deve fare come può per i fatti suoi, non c'è nessun aiuto. Così le spinte populiste cresceranno, le spinte anti-europeiste cresceranno, il prossimo Parlamento europeo diventa complicato dal punto di vista della gestione. Ora, noi abbiamo un triste, fra Berlusconi e Grillo, un triste primato di populismi in questo paese, ma è un virus assolutamente a carattere europeo, forse bisogna pensarci. Lì c'è un'altra cosa in cui il governo italiano si deve fare sentire di più. Secondo te come? Beh, intanto, diciamo, avanzando delle proposte, sicuramente non come dice Berlusconi. Diciamo, siamo appena usciti dalla questione della procedura di infrazione, uno non può dire sforiamo tranquillamente, tanto non ci possono cacciare. Questo neanche se si fa la spesa, insomma, si è in grado di discutere così. Però una cosa la dobbiamo dire forte: siccome sono solo 5 paesi in Europa che sono dentro alle procedure europee, noi con la Germania siamo uno di quei 5, gli altri sono piccoli paesi, dobbiamo pretendere a questo punto, mantenendo i vincoli del patto di stabilità, che però non ci facciano morire. Dobbiamo pretendere che, siccome va così, ci sia la possibilità, ad esempio, di una grande possibilità di investimento pubblico fuori dal conteggio dei meccanismi di carattere europeo. Questa è sicuramente una questione fondamentale che noi dobbiamo proporre e che dobbiamo pretendere. Ma nella discussione sul lavoro ripresa dell'occupazione ripresa, i primi passi di questo governo voi non le avevate pienamente condivisi, sia su questa questione dell'IMU sia su altre questioni. Non ti sembra, non parliamo d'altro, questioni politiche e sociali che sono all'ordine del giorno, non ti sembra il tuo chiedere troppo ad un governo che ha delle caratteristiche che sono quelle che sono e che è costretto a muoversi fra quelle paratie, diciamo? Proprio per le caratteristiche che ha, è un governo che deve rischiare, un presidente del Consiglio che deve rischiare, altrimenti la cosa si chiude su se stesso. È un governo che è strattonato naturalmente dal centrodestra, ma un centrodestra che è un'arma molto spuntata, come si vede, perché oggi chi non può davvero permettersi le elezioni in questa situazione è Silvio Berlusconi, perché poi bisogna che usciamo da questo ragionamento. Allora è un governo che deve usare fin dove può, fin dove arriva, ma deve provare ad usare. Puoi fare cose buone e cose meno buone. Dicevo prima, per me, peggio per come era stato detto, ma insomma ho dato un giudizio positivo sul decreto che è stato fatto, ma non è che sono convinto di tutti. C'è un punto, ad esempio, su questa questione dei giovani che non mi convince, quello che non sono ammessi a questa decontribuzione i giovani che hanno il diploma di scuola media superiore. Io lo so che c'è una teoria su questa questione, figuriamoci, si dice bisogna aiutare i più deboli, chi è più istruito troverà da solo. Ma in Italia purtroppo non è così, noi abbiamo un'occupazione in livelli bassi e bassissimi e la nuova occupazione sarà ancora in livelli bassi e bassissimi. Questo ad esempio non è una cosa che mi pare razionale. Prima di tornare sui temi, diciamo, economici,
però tu mi hai stuzzicato tutto, non sto nel film. Chiudiamo la parentesi, è già noto. Ma su Grillo che responsabilità c'ha anche un segmento della sinistra sociale come la CGIL, se ce n'ha? Lui come si vede non ci vuole molto bene. Io ho per un lungo tempo guardato con una certa, con un certo stupore una parte di noi che magnificava le sorti del turismo, perché diciamo nel programma di governo che stava su Sido si era scritto che il sindacato era una cosa inutile da abolire. Ora si può essere anche masochisti nella vita, ma non credo fino a quel punto. I fatti dimostrano esattamente in che situazione siamo. Ora lascia stare le battute, non è una novità in Italia quando le elezioni vanno male che uno dica è colpa degli elettori, hanno sbagliato gli elettori, cioè siamo alla soglia di questo ragionamento. Ma quello che davvero preoccupa è questo meccanismo autoritario che connota quel movimento. Dietro una patente di democrazia decide la rete. Ma quale rete? Stiamo parlando di 40.000 persone che come campione della rete sono chiuse, non si può inserire nessun altro. L'ultima espulsione hanno votato meno della metà di questi 40.000. Cioè, adesso, ma avete visto l'ultimo manifesto sui giornalisti? Dateci un'occhiata, è esattamente un manifesto del ventennio. È preoccupante questo meccanismo autoritario. Dentro invece ad un movimento, a persone, eccetera, che naturalmente nasce e si sviluppa dentro una grande idea di cambiamento, dentro una grande idea di protesta verso quello che c'è, dentro meccanismi che la politica italiana fa di tutto per incentivare fino a un certo punto, non essendo in grado di autoriformarsi davvero e di poter dare elementi di novità in questa direzione. CGIL come grande organizzazione della sinistra sociale non può fare di più per cercare di arginare questo sentimento e questo sentire dell'antipolitica che c'è, che poi ha trovato in Grillo, ma non solo in lui. Tu non ritieni che possa essere un argine? Io prima ti dicevo una cosa, tu mi hai detto adesso la diciamo pubblicamente, ahimè, siete rimasti solo voi come CGIL a reggere nella sinistra sociale politica, e tu mi dicevi una grande responsabilità. Però avete, purtroppo è così, lo stato dell'arte dei partiti della sinistra è quello che non è al centro della tavola rotonda di stasera. Io devo dirti che non sono per niente contento di questo, io credo nella politica, ci sarebbe tanto bisogno di politica, poi facciamo mestieri diversi, tra l'altro. Certo che la CGIL può fare di più, non c'è dubbio che anche dentro i lavoratori, noi questo dato culturale di cui parlavo prima, non siamo stati in grado di contrastarla fino in fondo efficacemente. Poi lascia stare la differenza tra gli iscritti della CGIL e l'altro, cioè i lavoratori sono una platea abbastanza determinata, però tutto questo deve essere fatto dentro alcuni limiti, dentro alcuni schemi. Noi non siamo un partito politico, spesso è in voga questa questione che dobbiamo fare supplenza alla politica, e siccome la politica in Italia è sovente in crisi, questa questione della supplenza viene spesso fuori, anzi a volte ce lo chiedono esplicitamente. Fermo restando che appena la politica riprende un attimo campo, non è per niente contenta di questo nostro intervento, anzi spesso cerca di farci pagare dazio perché abbiamo, come si dice, fatto un'invasione di campo, in un campo che ancora era vuoto, dove non giocava nessuno. Però noi naturalmente rappresentiamo una parte di questo pezzo. Un partito politico rappresenta l'insieme, almeno all'ambizione, rappresenta il gruppo degli elettori italiani. Noi rappresentiamo lavoratori dipendenti, pensionati, precari e disoccupati. E naturalmente siamo una confederazione, quindi sappiamo contemperare la difesa di queste persone con gli interessi generali del paese, ma non rappresentiamo tutti e non vogliamo rappresentare tutti. Sabato c'è stata, dopo tanto tempo, non so quanto, una manifestazione che ha rimesso assieme i tre sindacati, non so quanti, erano anni credo, 10 anni. Su queste questioni di cui stiamo discutendo fra l'altro questa sera,
la cosa che ti vorrei chiedere è questa: ritieni che se si mantiene l'attenzione su questi temi ci sia anche la possibilità del ritorno del sindacalismo confederale, del sindacalismo unitario dei tempi che furono, o c'è stata una cesura che è difficile da qui in avanti a ricucire, la grande cesura degli anni scorsi? Sai, i tempi che furono i tempi che furono, insomma, e poi lo studiarli, che anche nei tempi che furono ci furono grandi rotture. Pensa che nel 94 la scala mobile, che cosa successe, stiamo parlando ormai di tanti anni fa. Io sono sempre stato convinto, non ho nessun dubbio a dirlo, che assieme si porta a casa più risultati per le persone che rappresentiamo, su questo non c'è dubbio. Dopodiché questo non può voler dire essere sempre d'accordo su tutto, non è possibile, ci sono dei fatti costituenti delle singole organizzazioni che, diciamo, sulle quali non si può mediare perché sono il suo DNA costitutivo. Ma la manifestazione, pur importante nella sua fase esterna, è la cosa meno importante rispetto invece al proprio che porta alla manifestazione, che è l'accordo sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale. Questo sì è un vero elemento, questo sì è un vero elemento di novità, questo sì è una vera autoriforma del modello sindacale italiano, che va davvero verso la direzione dell'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, perché il primo nucleo di erga omnes, cioè un contratto, si applica finalmente a tutti, perché tutti i lavoratori coinvolti, se vogliono, possono votare sì o no, e tutte le organizzazioni, compreso quella datoriale, si obbliga a rispettare quel parere di voto dei lavoratori. Ma quest'idea che risolve una diatriba sulla democrazia che in quanti anni ha, che ci sta qua dentro, insomma, io sono con i capelli per discutere di queste cose, quindi, comporta un altro elemento di differenza importante, perché se si risolve la parte finale, cioè è certo l'elemento di democrazia, tutti i lavoratori possono votare, la rappresentanza riporta un ragionamento a monte, cioè è il ruolo e il valore degli iscritti alle diverse organizzazioni, che è un altro fatto di qualche interesse importante. Intanto si certifica un ente terzo quali sono effettivamente gli iscritti alle organizzazioni, e questo è un bene, perché con l'autodichiarato ormai in alcuni casi era ridicolo. C'erano alcuni settori in cui erano più gli iscritti dichiarati dei lavoratori. Io credo che molte cose siano possibili, ma questa non, sicuramente non era possibile. Ma si dà importanza al voto e al voto delle rappresentanze sindacali unitarie che riprendono quota, si ritorna al 23 luglio del 93 con questo meccanismo come spirito, e naturalmente riporta ad un punto molto importante, che è il rapporto fra gli iscritti e le singole organizzazioni. Tutti decidono sul fatto fondamentale, ma c'è una dialettica interna fra organizzazioni e iscritti più forte. Secondo me è un punto su cui, se si interrogasse di più, anche la politica ne verrebbe meglio fuori. Certo. Per spontaneo io pensavo che è anche successo molto più recentemente, ad esempio alle primarie che sono state fatte da tutti e più i partiti della sinistra. Sì, mi veniva in mente una cosa mentre parlavo su questo tema della rappresentanza, secondo un riferimento all'altra sera. Lavoro e libertà, e le libertà individuali, cioè non c'è il rischio che poi in questa grande battaglia che giusta che viene fatta sul lavoro possano essere oscurati i grandi temi delle libertà? Mi veniva in mente mentre ascoltavo. Di più, sarà una questione di discussione non semplice, in qualche modo impegnerà anche il nostro futuro congresso fra un anno. Intanto noi stiamo parlando, per le cose che ho detto, di una parte del mondo del lavoro, perché il mondo della precarietà molto spesso è escluso da questi tipi di percorso, e questo è un grandissimo problema in sé, perché i datori di lavoro non considerano i collaboratori, quindi tendono a non includerli nel percorso, perché i lavoratori interinali dipendono spesso dalla loro agenzia, non sempre si riesce a inserirli in un percorso serio, perché i precari ci sono, naturalmente, quindi
tema della rappresentanza dovrà essere affinato su questo abbassamento della quantità di precarietà, ma comunque sul tema dell'instabilità deve trovare. Ma questa sbornia di tanti anni di persone che sono state costrette ad arrangiarsi da sole, perché non avevano un riferimento diretto, a volte neanche nel posto di lavoro, si sono abituati ad un meccanismo di autotutela. Ora noi dovremmo fare un ragionamento molto serio di come tutto questo noi riusciamo a riportarlo all'interno della contrattazione collettiva. Per farlo non potrà più essere la vecchia contrattazione collettiva. Un tema di regole per spazi anche individuali dentro la contrattazione, secondo me, è una discussione difficilissima da fare, ma una discussione inevitabile anche per il futuro del sindacato. Senti, invece come futuro del sindacato, tu c'è un punto che noi abbiamo trattato più collettivamente riguardante la questione del lavoro, però un punto a parte, vorrei che tutto questo chiudesse, che riguarda la questione dei giovani. Perché è vero quello che tu hai detto all'inizio, lo ripeto per chi è arrivato ora, sono giovani anche quelli da 34 in su, però almeno per 34, però il punto focale è quello, diciamo fino ai 29-30, e c'è un punto in cui non soltanto questa questione del lavoro può incidere ed incide nella carne viva dell'economia e della società, ma incide anche nella tenuta democratica, secondo me, in questo paese. Anche qua, voglio dire, sì, mi direi, ma tu mi carichi di responsabilità che non sono mie, ma se non lo fate voi, chi lo fa? Questo grande ragionamento che tenta di tenere assieme questa generazione che è tagliata fuori dal lavoro e che però rischia anche di essere tagliata fuori da altre cose. No, è che se lo facciamo solo noi non si risolve, te la dico così. Noi possiamo avanzare proposte, possiamo avanzare idee, dobbiamo migliorare noi stessi nelle cose che facciamo. Noi dobbiamo molto includere molto di più la rappresentanza appunto dei precari, che sono giovani, spesso sono donne giovani, che sono la stessa cosa della disoccupazione, della precarietà italiana, dei nostri percorsi di carattere contrattuale, insomma. Non può essere che sono esclusi dai benefici contrattuali, dagli accordi di secondo livello, molto spesso, dai meccanismi della bilateralità, cioè del welfare integrativo, che ormai sta prendendo piede molto forte all'interno dei mondi del lavoro italiano. Poi bisogna pensare anche a forme nuove per parlare con questi ragazzi, però anche qui, evitando l'anedotica, che sono una cosa totalmente diversa da noi. La CGIL, diciamo, ha attorno ai 700.000 iscritti fino ai 34 anni, sono tanti, torno alla mia gioventù, sarebbe la federazione giovanile più grande che esiste in qualsiasi organizzazione politica italiana. È ovvio che non basta questo, ma questo è un nucleo su cui tu devi investire, credo così. E il resto quanto sono? Sono tantissimi i giovani italiani, però io non so quanti sono iscritti alla CISO, non so quanti sono iscritti alla UIL, perché la rappresentanza farà bene anche da questo punto di vista, così almeno le autodichiarazioni diventano. Però per farlo abbiamo bisogno di una parte importante di queste persone diventi dirigenti dell'organizzazione, e questo è il salto che bisogna fare. Siccome tu lo sai, perché è uguale nel mondo del giornalismo, è uguale nel mondo, tutti noi facciamo questo mestiere perché siamo appassionati, nessuno si fa da parte volentieri, però bisogna anche spingere proprio, perché noi abbiamo bisogno di una nuova leva che impersonifichi di più della discussione di una ventata di freschezza che la discussione interna che dobbiamo fare. Cioè, mi pare di capire, tu dici contano di più al di là delle questioni economiche e sociali, se noi facciamo anche contare di più in termini di direzione nelle organizzazioni, altrimenti prestiamo acqua nel mortale. È ovvio che è più univoca la questione. Non può essere che, diciamo, dici che ti occupi di loro senza che loro
quello che tu decidi di cui ti devo occupare. È abbastanza evidente, e anche qui noi abbiamo un caso. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, ma ormai i tempi, qui ormai si brucia tutto con tempi di una rapidità straordinaria, dobbiamo anche su questo essere più rapidi, più veloci, più incisivi nei nostri percorsi di rinnovamento. Partire da me, così non metto in discussione nessuno. Allora, benissimo, adesso Fulvio resta qui fra voi e nel quarto dibattito dovete leggere. Nel quarto dibattito su queste tematiche credo che ci sia bisogno del segretario, no? Ernesta? Ah, eccola! Si è materializzato qui. No, ragione che facciamo dall'altra parte. Andiamo all'aperto. Prego, segretario. Diciamo il programma prevede che iniziamo dal palco dove si terrà poi la commedia teatrale e l'esibizione di Ciro Giustiniani, per cui ci spostiamo nell'area parco tra mezz'ora, il tempo di fare una passeggiata, respirare, insomma, iniziamo. E ti riposare un po'.